la parola a Mimmo Porcaro. Grazie. Ma, coordinamento della sinistra No Euro è una realtà molto piccola e anche molto recente, che però raccoglie il frutto di riflessioni che ormai si vanno facendo. Forse con questo è meglio. Ecco. Dicevo, raccoglie il frutto di riflessioni che si vanno facendo ormai da un paio d'anni. Credo anche che non si tratti della, diciamo, del nucleo germinale della futura, se ci sarà, io mi auspico, nuova sinistra fondata su paradigmi diversi da quella che abbiamo conosciuto fino adesso. Credo che assieme al coordinamento della sinistra No Euro ci saranno, comunque dovranno nascere, anche altre forme di aggregazione, sempre in quell'ambito, che facciano riferimento a quel tipo di problematica, che poi cercherò di precisare. Ma sicuramente al momento è la realtà che si fa maggiormente sentire, anche se in realtà esiste, a nostro parere, una diciamo così, potenziale bacino di interesse per questa cosa che va ben al di là delle forze attualmente presenti all'interno di questo organismo. Vi dico subito, tanto per capire di cosa parliamo, un organismo fatto dalla convergenza di alcuni pezzi o da alcuni movimenti politici precedenti di non grande rilevanza quantitativa ma culturalmente abbastanza significativi: il Movimento Popolare di Liberazione, il Partito Umanista, la Rete della Marcia per la Dignità e cose analoghe. E tra tutto questo c'è anche una parte che si chiama Rifondazione No Euro, della quale io stesso facevo parte fino, posso dire, a giovedì, ma giovedì, essendomi formalmente allontanato dalla Fondazione Comunista dopo 17 anni di militanza, chiaramente faccio parte del coordinamento come persona singola a questo punto, pur essendo in strettissimo rapporto con coloro che del coordinamento sono ancora militanti di Rifondazione. Non sono divergenze profonde quelle che ci dividono, sono valutazioni di opportunità tattica più che altro, quindi assolutamente compatibili. Piccolo movimento, dicevo, che ha un compito grande di cui parlerò dopo, perché è particolarmente grande, secondo me, è particolarmente difficile, e ha però alcuni meriti, quantomeno come stile di lavoro. Intanto si tratta, preciso subito, che è un coordinamento a cui io non riesco per ora, per motivi personali di lavoro, a dare il contributo che vorrei, quindi frequento solo saltuariamente tutta una serie di momenti, però si è data una struttura molto agile, si è dato un coordinamento, diciamo, telematico settimanale, produce iniziative, quali convegni, ce ne sarà uno prossimo a Bologna, sabato prossimo, in cui ci sarà il professor Bagnai e io, e ha organizzato alcuni convegni e organizzerà per agosto prossimo una specie di forum, diciamo così, internazionale, la cui importanza credo che sia proprio quella di raccogliere tante diverse voci di sinistra provenienti da tutta Europa, convergenti sui temi che trattiamo noi, cioè critica dell'Unione Europea e critica dell'Euro. Quindi una realtà abbastanza importante che ha uno stile di lavoro, a mio avviso, significativo. Ad esempio, non ci siamo divisi sulla questione, per noi a questo punto secondaria, del voto alle elezioni europee. C'è chi si è astenuto, chi ha votato Grillo, chi ha votato Tsipras, nessuno ha posto problemi di appartenenza rispetto a questa cosa, sarebbe stato assolutamente stupido. E c'è una buona, io ritengo, apertura rispetto ai fermenti sociali più complessivi che ci sono appunto in Italia, anche rispetto a quelli che non fanno parte della, diciamo, dei riferimenti sociali canonici della sinistra. Ad esempio, all'interno del coordinamento della sinistra contro l'euro è stato sviluppato, credo, uno dei pochi discorsi di apertura nei confronti del movimento del 9 dicembre. Un discorso ragionato, un discorso anche critico, ma che non partiva da una opposizione di principio, no? O da demonizzazione di principio, come invece è successo nella stragrande maggioranza delle forze di sinistra. Gli unici penso che siano stati alcuni esponenti del coordinamento anti-euro ed alcuni centri sociali che, nonostante quello che se ne può pensare da parte di molti, io mi rendo conto, in alcuni casi invece rappresentano un sedimento di intelligenza politica notevole e soprattutto di capacità di leggere i movimenti concreti, la vita reale delle persone, molto più di quanto a volte non sappiano fare, anzi quanto ormai non sappiano fare, gli organismi politici e sindacali classici della sinistra.
Questo è nella sostanza il nostro movimento, che è una piccolissima organizzazione, chiamarlo movimento sarebbe assolutamente sbagliato. E questo è lo stile di lavoro. Diciamo, sono persone che partecipano moltissimo alle decisioni, alle discussioni, c'è molto entusiasmo ancorché all'interno di una struttura per ora piccola. E è una struttura che sa una cosa: tanto è piccola la struttura quanto è grande il compito, perché riuscire a, non dico a spostare le attuali forze di sinistra, perché io ritengo sia impossibile, ma a ricostruire una posizione analoga a quella della sinistra, che riprenda i valori fondamentali della sinistra, ma che sappia anche, da un lato, criticare radicalmente l'Unione Europea e l'euro, e dall'altro riassumere esplicitamente e senza paura un punto di vista nazionale, è uno dei compiti più difficili, secondo me, che si pongono di fronte a chi voglia fare politica in questo Paese. Perché è costitutivo della sinistra, per motivi vari, alcuni posso dire nobili, altri molto meno nobili, la paura di declinare in qualche modo il termine nazionalismo, perché si teme che ogni volta, questi sono i motivi nobili, si ritorni a quelle nefaste esperienze in cui il nazionalismo è stato visto non in forma difensiva e progressiva, ma in forma aggressiva e catastrofica, inevitabilmente, no? Dimenticando quanto di nazionalismo positivo ci sia stato anche nell'esperienza della resistenza italiana e anche nell'esperienza degli stessi militanti comunisti, non soltanto nei militanti di altre formazioni politiche e culturali, dimenticando oltretutto che non c'è stata nessuna seria esperienza di rivoluzione o di mobilitazione socialista nel mondo che non abbia avuto anche dei tratti nobilmente nazionali. Ecco, la cultura di sinistra italiana è incapace di pensare a questa cosa. Per molti versi si tratta, io credo, dell'effetto proprio di un sedimento di tutta la cultura politica italiana, che però è l'effetto, qui è inutile che lo dica a voi, che lo sapete meglio di me, in realtà è l'effetto di una subalternità profonda. Cioè l'abitudine a non porre il problema dell'indipendenza e dell'autonomia nazionale, perché almeno fino a pochi anni fa si era subalterni, ma si era subalterni all'interno di un meccanismo capitalistico che in qualche modo qualcosa dava, era in qualche modo espansivo. Abituati a non porre mai il problema dell'autonomia nazionale, ci si trova di fronte a una modificazione profonda e pesantissima di quel modello, quello che io chiamo ogni tanto capitalismo a somma zero, cioè che guadagna quello che gli altri perdono, mentre prima il capitalismo guadagnava ma distribuiva qualcosa. Oggi guadagna quello che ruba. No? È quello che viene chiamato capitalismo di rapina. Di fronte a questo tipo di capitalismo, che è tipico del capitalismo atlantico, si pone per la prima volta veramente in maniera materiale radicale al Paese il compito di ripensare la propria indipendenza rispetto alla situazione internazionale, e si pone anche l'evidente nesso tra qualunque tipo di politica in generale e questa indipendenza, perché non puoi far politica se non hai la possibilità di concretizzarlo, ma in particolare per una politica che voglia essere popolare, per una politica che voglia in qualche modo riferirsi a quelli che sono i valori della sinistra, è assolutamente preliminare il porre la questione dell'autonomia e della sovranità nazionale. Ecco, questo compito è difficile, richiede pazienza, richiede grande capacità sia di essere determinati, sia di capire i motivi della difficoltà del passaggio di questi temi. Alcuni, ripeto, sono nobili, che sono quelli che ho appena detto, che riguardano le culture politiche, eccetera. Altri meno, perché riguardano una cosa un po' più complessa, riguardano il fatto, ad esempio, che la base sociale della sinistra oggi è costituita soprattutto da quella parte di lavoro dipendente di alta qualificazione o di lavoro subordinato ma sindacalizzato, che in qualche modo ha qualcosa, un qualcosa che viene tolto sempre di più, è vero, ma che comunque rimane sempre una conquista rispetto a quelli che non hanno niente, e tutti questi, anche se si vedono diminuire man mano il loro potere sociale, il loro potere d'acquisto, preferiscono lungamente questa situazione a una situazione di rischio, indubbiamente, di lotta, di rottura di equilibri, come potrebbe essere quella inscritta in una prospettiva di recupero della sovranità nazionale. Questa è la base sociale. Altro discorso va fatto
per i gruppi dirigenti nei quali, accanto a alcune ragionevoli preoccupazioni sugli squilibri, sui conflitti, sulle difficoltà di gestire fasi di passaggio indubbiamente complicate, come potrebbero essere quelle dell'uscita dall'euro, eccetera, eppure accanto a preoccupazioni, diciamo così, in buona fede, c'è anche, bisogna dirlo senza problemi, una buona dose di opportunismo. La scarsa propensione a mettere a rischio carriere consolidate o carriere magari fragili che però in qualche modo si vogliono portare a casa per godersi almeno la pensione. Questa è la realtà dei fatti. Io penso che uno spazio ci sia, penso che ci possa essere e che sarà sicuramente riempito non soltanto da questo coordinamento, che può anche essere una forma transitoria, insomma ne vedremo diverse forme di iniziativa, probabilmente. E una delle chiavi, poi chiudo, insomma, per cercare di forzare questa situazione e di cominciare a farsi capire veramente, non dovrebbe essere quella di concentrare la propria iniziativa esclusivamente sull'euro, per capirci, ma bisognerebbe costruire, io lo dico così, poi i modi sono molto più complessi sicuramente, ma ci capiamo, un coordinamento della sinistra per il socialismo, che spieghi come e perché tutte le esigenze più importanti, dall'occupazione a una pianificazione razionale delle risorse, eccetera, eccetera, a una difesa della democrazia e della Costituzione, oggi possano essere risolte solo all'interno di un quadro socialista. E guardate che questa affermazione, lo dico con dispiacere, ma suona un po' strana anche in un partito come Rifondazione Comunista ormai. Quindi è un'acquisizione culturale, dire alla sinistra, guardate che il socialismo deve essere di nuovo l'obiettivo a cui noi ci rivolgiamo, non semplicemente l'allargamento dei diritti, non semplicemente la democrazia partecipata, ma semplicemente, come volevano i padri, no? Un nuovo, gli embrioni, gli abbozzi di un nuovo modo di produzione e di una modificazione dei rapporti di forza e di potere fra le classi. Vi sembrerà strano, ma dire queste cose nell'ambito della sinistra è già un problema. Eppure, se si parte da questo e se ci si collega con questo tipo di prospettiva ai conflitti sociali che già si stanno muovendo e che inevitabilmente si muoveranno anche nel futuro, incrinando quella apparentemente compatta, ma molto meno compatta di quanto non sembra, base sociale della sinistra attuale, cercando soprattutto, e questo è un compito importantissimo di persone come voi che state in questa sala, ma che si ritrovano anche in altri consessi, cercando soprattutto di far dialogare quello che oggi non dialoga, cioè far dialogare la disperazione che si è espressa il 9 dicembre con la disperazione degli operai di Piombino, che vengono poi artificialmente contrapposti gli uni agli altri, come quelli sono di sinistra e gli altri sono di destra. Una vera forza socialista, secondo me, una vera prospettiva socialista, facendo dialogare queste diverse realtà, potrebbe avere la capacità di rifondare assieme un discorso socialista anche un discorso di sinistra. Questo è il compito grosso. Io credo che uno dei nostri meriti più grandi sia quello di capire che con le pochissime forze a disposizione, tantissimo è il lavoro da fare, ma lo vogliamo fare sinceramente.